Bene, sono le 6:30, ho superato di un paio di chilometri Piazza d'Alba, proprio sulla strada c'è questa chiesa, probabilmente anche, che ne, presumo venga da parecchio usata. Non una cappella, Cappella Madonna del Guado, sono proprio a bordo strada, poco trafficato, in mezzo a nulla. Ci sono anche delle belle nuvole lì al tramonto. E comunque presenta, a parte la panchina, una sedia, qui probabilmente forse una volta qualcuno ci abitava sopra, c'è questa, boh, questo garage tettoia, vediamo un po' se si illumina bene, ovviamente è aperto sia di qua che di là, qua si va sul retro, poi magari domani se giorno facciamo un video, questo è il retro della chiesa, qui c'è ancora una panchina, delle cassette, delle sedie, ecco qua, bella tettoia, e per stasera questo è un ottimo posto, c'è terra battuta, quindi posso piazzare la tenda tranquillamente e va benissimo così, anche se il tempo è sereno. Una cappella fa proprio a caso mio e ci pensiamo qua sotto. Non so se riesce a illuminare, oppure la luce è accesa, qua abbiamo un problema, l'acqua mi ha danneggiato la custodia, comunque un bel soffitto a volta. Ebbene, stanotte campo base qua. Bene, mi sono sistemato, la luce è quella che intenta, la batteria scarica, un'altra torcia non funziona più, e comunque mi sono sistemato in questa cappella, c'è questa specie di garage però aperto sia avanti che dietro. Davanti c'è la strada, dietro sono parecchio esposto perché c'è direttamente il bosco. C'hanno delle transenne, l'ho messo un po' a protezione, se dovesse arrivare qualche animale, non lo so. Comunque è passata solo una macchina per adesso, si sentono solo ululati di animali, non riesco a capire che animali sono. La chiesa sembra ferma. Sopra si intravede un'abitazione, però sono me da parecchi anni che non ci abita più nessuno. Sotto evidentemente è frequentato perché c'erano delle sedie, o qualcuno evidentemente viene a sedersi ogni tanto a pregare. 5 minuti fa ha suonato anche la campana, più che suonare la campana mi sembrava per tipo un allarme, ha suonato proprio per quasi un minuto, senza un orario, senza niente. Comunque, beh. Ho messo qualcosa da mangiare, gli avanzi della carne, invece che solitamente tengo tutto nella specie di pattumiere, faccio un sacchetto in tenda sotto, l'ho messo fuori, non si sa mai, deve servire qualche animale, qualcosa. Almeno, vediamo un po'. Sono in un posto dove non c'è segnale, niente, non riesco né a telefonare né a trasmettere, proprio zero totale. Sia con una SIM che con l'altra, perché ne ho due, tutte e due, zero. Non riesco a mandare un messaggio o a leggere niente. Bene, e quindi non mi tocca altro che fare che riposarmi e dormire. E domani mattina magari faccio un altro breve video di questo posto. Niente male comunque, la tettoia, vabbè, c'è una tettoia, è proprio in muratura, mattoni, terra battuta, va proprio bene, anche se è aperta. A posto, buonanotte. E buongiorno, 13 febbraio, sono le 6:15. Anche stanotte ho dormito un pochettino. C'è stata tutta la notte un gallo e un altro animale hanno fatto la gara. L'altro probabilmente un volatile, un rapace. Non so se si sente il verso, tutta la notte, uno e l'altro, uno e l'altro. Comunque, adesso ci prepariamo. Comunque il posto è stato relativamente tranquillo, a bordo strada, si sono passate un paio di macchine. Ebbene, adesso ci prepariamo un bel tè verde con una generosa quantità di burro. Comunque stanotte in tenda ho avuto 7 gradi, adesso poi vediamo fuori quant'è. Aggiungo anche dei chiodi di garofano, come sempre. È il classico, le classiche uova strapazzate. Con la mia ricetta personale, per iniziare benissimo la giornata, sempre 6 uova. E dalla cappella della Madonna del Guado, vicino Vezza d'Alba,
location sotto questo bel portico. Ecco la location, una cappella Madonna del Guado, XIX secolo. Sopra c'è anche, presumo, un appartamento, ma non c'è nessuno, è tutto stato di abbandono. E qui sotto un bel porticato con mattoni a volte, soffitto a volte, ottimo per dormire. Tutto intorno solo campagna, una casa lì, un'altra casa lì. Come potete vedere, la temperatura è scesa a 1,7 gradi. Ecco, qui ho messo, c'erano delle transenne, le ho messe un po' così per proteggermi da eventuali animali. So che servono a poco, che qua siamo direttamente sul retro della chiesa, siamo direttamente nel bosco. Siccome c'erano i cartelli con zona di caccia, quindi ho capito che qui è zona di cinghiali. Infatti poi ieri sera, mentre stavo dormendo, una schioppettata l'ho sentita. Quindi probabilmente qualcuno oggi mangerà cinghiale. Questo che vedete è il vapore che esce dalla mia bocca. Però l'orologio funziona. Bene, sono le 7:30, siamo partiti. Mi sono messo anche la felpa. Che passa la macchina. Il sole non c'è ancora, siamo all'ombra, come potete vedere, tutto ghiacciato. C'è temperatura di 1 grado, però oggi è bello sereno, quindi appena sbuca il sole dalle colline per me sarà a posto. Intanto ci incamminiamo da quella parte lì. È un po' freschetto stamattina, comunque va bene. Bene, mi trovo a questo bivio dove c'è questa bella cappella. Il navigatore mi fa salire di là. Invece la strada principale è questa. Ho chiesto a un passante che abita qua, fa sì, di qua è molto più corto perché sono diretto a Ceresole d'Alba, quindi di qua, a parte qualche almeno 4-5 km in meno, non ci sono tante salite tranne uno un po' più avanti, e quindi vado di qua, da Vezza d'Alba, direzione Ceresole d'Alba. Ho oltrepassato la frazione di Occhetti e adesso la strada, diciamo, principale, anche se questa, cioè non ci passa nessuno, è per Monteuro Ero, che è molto più corta, altrimenti il navigatore mi faceva fare un'altra strada, sempre secondaria, ma molto più lunga. Comunque il sole è uscito, sta scaldando, stamattina sono partito che c'era 1 grado, adesso non so, ma ci saranno almeno 6 o 7, forse anche di più, si sta proprio bene. Tengo ancora il cappellino. Comunque solo col pile leggero sto benissimo. E vai sempre con le salite. Questa è la salita a Monteuro Ero. Bel panorama. E anche la salita a Monteuro Ero è fatta. Vedete com'è bello viaggiare sempre in alto. Monteuro Ero, facciamo una piccola sosta, c'è una bella panchina al sole. Mangio un frutto e ci riprendiamo un pochettino. Bene, procediamo sempre bene su questa strada scarsamente trafficata, poi quasi niente, sono in direzione di Ceresole d'Alba e poi Carmagnola. Non ho ancora trovato un negozietto dove comprare qualcosa da mangiare, spero che Ceresole o se farò tappa a Carmagnola, se non ho visto bene quanti chilometri mancano, forse una quindicina per Carmagnola, non ho neanche controllato. O c'era sole, compro qualcosina, almeno per stasera siamo a posto. Il sole sta scaldando, una bella giornata. Qui adesso c'era sole, Carmagnola, fino a Pinerolo dovrebbe, perché conosco un po' la zona, dovrebbe essere tutta pianura, cioè è tutta pianura. Poi da Pinerolo si comincerà a salire lentamente per Fenestrelle. Dopo. Beh, piccola sosta, modalità estiva, che fa caldo, sta proprio bene. Breve sosta, sono a circa 10 km da Carmagnolo, ho trovato questa bella area picnic, tranquillo, mezzo verde, faccio una piccola sosta, mangio qualcosa di leggero,
Non riesco a capire perché patate d'olive in vasetti così piccoli sembrano gli omogenizzati per i neonati. Qua ci andrebbero i barattoli almeno da mezzo chilo. Non si capisce. 13:30, sono a Ceresole Reale, primo supermercato chiuso. Vediamo un po' se trovo qualcosa, altrimenti a Carmagnola, che arrivo nel pomeriggio, ce ne sono più di 11 supermercati. Non ho ancora comprato niente stamattina, sto consumando quello che avevo comprato ieri, frutta e queste cose qui, patate d'oliva, tutto quello che ho già da ieri. Bene, ci stiamo facendo questo lungo rettilineo per Carmagnola. A Ceresole c'era il supermercato, era chiuso, c'era un'agri macelleria, era chiuso, quindi adesso arriviamo a Carmagnola, mancano 7 km, ci sono due o tre supermercati, compro qualcosina e poi vedo se riesco a fare qualche chilometro in più da superare Carmagnola. Da fare almeno i 30 km. Per fortuna c'è una bella giornata di sole, sto viaggiando a maniche corte e va benissimo. Ennesima manutenzione alle ruote. Ecco. Ogni tanto un po' di manutenzione ci va. Carnevale di Carmagnola a sbarrarmi la strada. Adesso vediamo un po' dove passare. Bene, sono le 4:20 del pomeriggio, sono a Carmagnola, sono arrivato alla Coop, è il primo posto aperto che trovo, quindi compro qualcosa per stasera, qualcosa da mangiare e poi procedo un po', vedo un po' se riesco ad arrivare, vedo un po' fino a Casalgrasso, che peso dopo, c'è Casalgrasso e Pancalì, vedo un po' cosa riesco a raggiungere, ancora con un'oretta e mezza e vediamo. Bene, viveri comprati, adesso sto uscendo fuori da Carmagnola e mi fermerò a Casagrasso. Ancora un'ora di luce, sicuramente ce l'ho, un'ora e mezza forse. Mancano 7 km, raggiungo Casagrasso e poi mi fermo. Che poi il prossimo comune è Pangalieri, ma sono ancora 2-3 km. Quindi la meta è Casagrasso, un piccolo borgo, un piccolo comune. Beh, conosco un po' la zona, poi quando posso trovare una sistemazione, comunque cerco di arrivare lì. Bene, sono quasi le 6:30, è già buio più o meno, siamo a crepuscolo. Casalgrasso è lì, dove sono quelle luci, presumo ancora 1 km più o meno, 1 km e qualcosa. Lo raggiungo, anche perché qua siamo in aperta campagna, non c'è niente intorno. E lì la prima sistemazione, il primo posto utile, mi metto a dormire. E dopo. Bene, sono le 7:30, lì c'è Casalgrasso. In centro c'era la chiesa, ma non, senza tettoie, senza nulla. Poi un signore mi fa, vai più avanti, 500 metri, c'è un'area verde. Picnic, tutto quanto è bellino verso le cave. Sono andato avanti 200 metri, ma poi ho visto che comunque è buio e poi comunque non c'è una tettoia dell'aria verde. Io non me ne faccio proprio niente, anche se è bellino con le panchine e tutto quanto. Quindi ho trovato davanti a questa ditta chiusa, abbandonata. Quindi domani sicuramente non viene nessuno. Ho montato la tenda qua e sono più che a posto. Tettoio, vabbè, non ce n'è. Comunque. Sono in piena campagna, almeno non dovrei essere disturbato dalle macchine, spero neanche dagli animali. Pavimento in cemento, quindi non c'è umidità e sono a posto. Tanto dell'aria verde non me ne facevo niente, solo che ho dovuto fare questi 200-300 metri fuori dall'itinerario, poi domani mattina rifaccio. E per stanotte è così, mi sono già preparato, adesso mi butto dentro e cucino e faccio tutto.